Secondo me il problema è più decidere da che parte stare. E diventa un problema ancora più grande nel momento in cui uno scopre che le istituzioni stesse sono compromesse con la criminalità organizzata. È proprio lì che diventa ancora più difficile scegliere da che parte stare. Un po' di qua e un po' di là. Per lei è facile stare dalla parte giusta. Mica ci vive a Torre Annunziata. Sì, forse hai ragione, è vero, sì. Per me è un po' più facile. Lei ha scritto che la camorra è entrata nelle attività legali e che i politici danno una mano. Cioè, quindi è tutto marcio. Diciamo un bel po', eh? Ma allora non ci sono speranze. La speranza siete voi. Non ha paura a scrivere certe cose? Ogni tanto sì. Perché E allora perché lo fa? è il mio lavoro, perché l'ho scelto. E non è che mi senta particolarmente coraggioso nel farlo bene. È che la criminalità, la corruzione, non si combattono soltanto con i carabinieri. Le persone per scegliere devono sapere, devono conoscere i fatti. Allora quello che un giornalista dovrebbe fare è questo, informare. Scusi, la mia amica qui vorrebbe sapere se è fidanzato. No, 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 lo voleva sapere lei. Una c'era, anzi una c'è, una che mi fa battere ancora il cuore. Va bene, grazie. Credo che per oggi possa bastare. Ringraziamo il dottor Siani per essere stato con noi. Grazie a voi.